questa pianta scavate con lo scavo intorno, vuol dire che è zona di a scavare per. Franco, come si chiama questa pianta? La sfodela o la sfodelina? A seconda, al secolo. Al secolo. La sfodela, il buon viso si chiama da così. No. Alias. Sfodela. Oh, qui invece c'è una piccola curiosità. Vedete questo masso? Sembra una cosa così, però se notate, qui il pastore ha ricavato una micro conchetta per avere l'acqua, perché questa cosa è stata lavorata, converge qui, raccoglie una diecina, venti litri d'acqua, quindi vedete la gestione della risorsa idrica, cioè serve, e sotto c'è la canaletta. Così poi sentite l'odore, questa è la raffa, giustamente questa è abbastanza tossica e fortemente diuretica, fiori gialli, e tra la masseria si usa per cacciare i topi, lo fa stupido massare, non sa una mettere sta roba. Che formaggi ci si usa? Il timo. Buona, questa qui buona. Viene usata per aromatizzare le grappe. Quando nelle grappe vedete un ramoscello, è il ramoscello di rupa. Falcus. Scorpola. Qui comincia il recinto dell'insediamento. La pesca stessa si chiama Aspore. E qui vi possiamo fermarci, ma senza avvicinarci al ciglio, mi raccomando. Ricordatevi che il ciglio è pericoloso perché nasconde vuoti. Quindi mantenete sul sentiero, e qui vedete la grotta gigantesca, insomma il fusto è buono per fare la cosa. Mentre c'è un altro modo. Perché spesso ci sono dei rifugi fatti su una cornice molto stretta, anche da metri, due metri, con i buchi e poi la palizzata o il muro. Allora, queste sono situazioni che sembra inquadrata. Sì, vedi, lì c'è l'altra cosa. Vedi, lì si vede benissimo il sentiero che è crollato. Quindi va a sapere che cosa c'è lì. Qui è probabile che ci sia una cavità naturale che si infila dentro. Lì però, per esempio, molto probabile, sembra addirittura di leggere non è artificiale, c'è un taglio verticale. Esatto. Il taglio verticale è una microfaglia superficiale. In genere, quando ci sono quelle faglie, in fondo i pastori fanno la cisterna, perché la faglia porta acqua. Cioè la fenditura raccoglie acqua dalla superficie, è praticamente un canale naturale. E quindi lì i pastori normalmente piazzano, cioè non è che vanno a fuvana, a doliacchio lì vedete la scala che scende dalle pianelle all'ovile, e questa è una di quelle escursioni che si potrebbero fare la prossima volta. Questo si permette ai pastori di riportare un po' di terreno vegetale e fare un po' di coltivazione. Chi doveva campare qui per molto tempo, quattro piante da lì, morto le rapine, più qualche cisterna che sta in giro, e quindi è la situazione tipica in cui il pastore o il gruppo, una comunità di pastori, si insedia per poter sfruttare le risorse del territorio. Ovviamente ci sono questi accorgimenti che ce la dicono lunga sulla capacità dell'uomo in questo caso di adattarsi alla situazione, quella è una chiesa rupestre. Sono grotte di pastori, perché praticamente tutte le sponde della gravina sono usate dai rupestri, però molte di queste grotte sono praticamente inaccessibili perché ci sono stati i droghi, perché questo è uno di cui è patrimonio che noi non potremo mai conservare. Perché l'erosione della gravina prosegue normalmente. È vicino. È bello, faccio vedere. Hai visto? Qua è meglio, si scivola carinamente qui. Vedi le grotte. E io c'ho una piccola. Magari! Mette Tu dove la butteresti?
sempre perché voglio un succo di arancia. Voglio buttare la figlia. Questo che è là, serve più grande. Fermi, fermi, si sa più buscone, assata la gemma. Bella quella grotta, eh? È proprio uguale alla colonna. Non ci sono parole per spiegare questo. Hai fatto bene. No, ma lui mi sa per menare poi. Allora, trasì, poco la bocca. Dopodiché io vado a controllare una cosa qui sopra. Qui sopra, se ci sono assalirci. Ci sono le tracce di un insediamento neolitico, però me lo voglio vedere se potete uscire. No, no, voi entrate lì. Io no, si arriva da Don Guglielmo. Allora, vedetevi la chiesa, io mi controllo sopra. Non stare come un babbiano a fermare. Non parlate in filla, su, vedete. Una falda, hai capito? Andiamo per la chiesa, papà, vieni. Vai, passa le mani, con le mani. Dai, sparire, Franco. Un lupo in aria. E poi ce ne andiamo. Vai avanti, vai. Vabbè, crea un ambiente adatto alla vegetazione. Perché blocca, blocca il terreno, blocca... Capito, crea quel substrato. Ma in questo caso specifico della chiesa dei pastori crea questa cosa, che stava tanti anni fa. Chi è Franco che è caduto una pietra? Gelo Franco le mamme. C'è la pietra. Cosa sono questi buchi? Vi ho ascoltato un secondo dietro la colonna centrale. Proviamo. È scattato una foto. Dai, Giuseppe. Andiamo a Tonino. Ma Nicola, giusto? France, France, Nico? Nicola, va? Addosso vado, io mi dovrei di liberare le mani. Ecco. Monteuti, ho ripreso, non la scivolavi. Vedo che non siete attrezzati dalle parti vostre, eh? E zana mano, mamma mia. Maglia cavalleria rusticana, maglia.
Si viene di qua. No, la pietra. Andiamo. Chi ha lasciato lo zaino qua? Noi. Ma sperando che si torni di qui. Vabbè, speriamo che non troviamo una valigia. Vabbè, noi siamo, Ma c'è se ne giro con dopo. Sono incastrata. Se ce la faccio. Forza. Sì, perché qui c'è.